dall'altra parte, ancora Pietrini, tocca al muro avversario, la stessa lunga di Flammer, per giocare il tuffo, Egonu prova l'attacco, realizza un grandissimo punto, Paolo Egonu. Diventa abbastanza complicato per Roma andare a contrastare. Ha provato d'astuzia adesso sotto rete Roma a far passare la palla dall'altra parte con Agnese e Cecconello. Però Cecconello alza Madison Bagge. Gran difesa di Bergamo, che poi però non riesce a costruire nulla di eccessivamente pericoloso. Adesso sì, con la schiacciata di Sara Loda, la classe 90, quando ha spazio. Riparte il secondo parziale. Ancora Bosu intanto al servizio. In ginocchio addirittura Sorokaite. Ci prova Mbakaloli, il muro, la copertura di Grobelna. Bosio dall'altra parte ancora una volta per la francese, che spazzola le mani del muro. 3 su 3 per Elena Cassot. Grande sostituta allora a questo punto di... E Monza se ne va 15-7, la ricezione di spirito del correre signorile. Palla alta per Giovannini, il muro di Candy, altra possibilità ancora Giovannini sul profondo, la difesa di Davin Schiba, parrocchiale palla alta per Vanek e Murata, può rigiocare Monza, parrocchiale palla alta d'altra parte per Stijak, il muro si salva Monza, poi Vanek va a forzare, uno scambio, un punto pazzesco per Monza, che vola quota 16 con Liz Vanek, ma direi davvero più che mai con tutta la squadra. Bongers, Carcases, Berasi proprio per Carcases, ma che copertura di Cecchetto, attenzione la palla è rigiocabile. Sirressi in bagger per Avelkova, ancora Cecchetto, palla che termina nuovamente sul campo di Perugia, Melandri Murata, ma il punto è di Laura Melandri nonostante due super difese di Giada Cecchetto. Perugia accorcia e si porta sull'11-10 del set precedente, vicino alla doppia cifra. Reschi, Carocci mette il bagger, la palla all'indietro per Sherban, ci arriva Carocci con un altro gran salvataggio. Raimova può solo appoggiare di là per contendere il pallone, il bagger di Moro per Rivero, il pallonetto a scavalcare il muro, la copertura di Bekis. Carocci va a scegliere ancora Raimova, la sparacchiata addosso alla difesa di Trento, palla che se ne va via, 7 per Trento e 11 Casalmaggiore. Attacco al fulmico Otone di Raimova. Squadre nuovamente sul rettangolo di gioco, 22-22, match in perfetto equilibrio. Servizio di Hancock, la ricezione di Zannoni, ancora Poulter per Gray, la grande difesa di Daldrup, poi prova a scaricare Caterina Bosetti, ci mette una pezza Fersino, poi sotto rete non chiude Rosamarie Montibeller, allora ricostruisce dal centro Bonifacio su assist invitante di Hancock. Rivediamo proprio Bonifacio che arpiona quella palla sotto rete. Prova a forzare la battuta, riceve bene Plummer, primo tempo ancora di Folini, difeso da Castiglio, non può attaccare Natalia Frimbone, la metà campo di Conegliano, ricostruzione Folini, primo tempo Murato, altra possibilità di attacco per Egonu, pallonetto spinto nella zona di Castiglio, ci arriva bene la Dominicana, poi Pietrini, fase confusa di gioco, pallonetto, difesa anche questo, Castiglio in dagger, Pietrini staccata dalla rete, prova il man in out, prova un pertugio nel muro avversario, assegno Elena Pietrini, pareggio per Scandicci. Questa è la prima difesa di Conegliano, il pallonetto di Cartney, poi contro difesa ancora da Scandicci.